Allora, miei cari amici, sono felicissimo di essere venuto qui su invito di Nicola, grazie, a parlare con voi che già ve ne intendete del Cerchio Firenze 77. E ringrazio anche Laura che ci permette di essere ospitati in questa bella sala, davvero bella e anche con una bella acustica. È stato beato. Bella, apprezzo molto. Sono qui come uno dei testimoni storici del Cerchio Firenze 77 e mi rendo conto che ormai siamo diventati piuttosto pochi noi testimoni storici. Gli anni passano per tutti. Da parte mia sono passati 40 anni da quando a Firenze ho scoperto il Cerchio Firenze 77 e sono entrato a far parte di questo gruppo. È e resta, a mio giudizio, l'esperienza più importante, più bella, più profonda di tutta la mia vita. E ne ho già fatto un bel po' di vita, come facilmente vedete. E in realtà il Cerchio Firenze 77 finirà 2 anni dopo che io arrivo lì. Io arrivo nell'82, Roberto Setti muore il 29 febbraio dell'84 e con lui si ferma tutto. Le entità che per anni avevano parlato dal 1946, quando Roberto Setti aveva 16 anni, le entità non si sono mai più fatte sentire perché non c'era più lo strumento, la voce, il corpo fisico di Roberto Setti che permetteva a loro di comunicare con tutti noi. Quindi in realtà il Cerchio Firenze è cominciato molti anni prima, non 40 anni fa, ma 77 anni fa, pensate, 77 anni fa. Questo mi spinge a guardare un po' indietro e a ripensare cosa è stata questa esperienza, qual è stato il suo significato. Ma questa sera non voglio interrogarmi cosa ha significato per me personalmente, bensì che significato ha avuto questa esperienza a livello più ampio per noi, per tutti quelli che ne sono venuti a contatto, per chi si è abbeverato poco o tanto a queste verità. Allora, 77 anni fa, in una modesta famiglia di Firenze, un ragazzo di 16 anni, Roberto Setti, ha accettato di mettersi a disposizione, di fare da microfono, da altoparlante, per qualcuno o qualcosa molto più grande di lui, che lui neanche bene sapeva a quel punto che roba era, chi non era, ma si è messo a disposizione, anche se non capiva ancora il senso e la portata di quello che stava succedendo. Ma Roberto era almeno una persona onesta, sincera. La sua intenzione era fare solo da canale, da medio, di non metterci nulla di suo. Ed è probabilmente per questo che loro lo hanno scelto, secondo me, prima ancora che lui nascesse, si sono accordati con la sua anima, per noi che crediamo che ci sia la reincarnazione, che prima di partire da lassù ci fanno vedere, ci danno una panoramica di dove andremo a finire, di quali prove avremo. Tra l'altro ci hanno detto loro che questa è la vera spiegazione del déjà vu, quando qualcuno ha l'impressione che una cosa l'ha vista già e non sa perché. Tutti tendono a dire ricordi di una vita precedente, ma in realtà se uno vede Brasilia e dice ma io qui ci sono già stato, Brasilia è stata fatta 40 anni fa, se lui ha più di 40 anni non può esserci stato. Ecco la vera spiegazione. Prima di partire ci danno una panoramica anche accurata, che poi noi dobbiamo dimenticare e nasciamo cancellando la memoria. Ma alcuni, non si sa perché, gli è rimasto qualche eco e qualche volta, rivedendo una certa immagine, hanno questa sensazione di déjà vu. Mi convince molto di più questa spiegazione di quella che dice è un ricordo di una vita precedente, perché, vi ripeto, se è una cosa nata da pochi anni non può essere un ricordo di una vita precedente, mentre questa spiegazione mi torna molto di più. Quindi lo hanno scelto loro. Oggi, a distanza di tanti anni, penso che non si possa più mettere in dubbio che non era un fatto occasionale,
non l'hanno inventato lì per lì, ma si trattava di un progetto preciso, voluto e programmato, non un evento estemporaneo, non un miracolo occasionale, non un lampo nel cielo che subito sparisce lasciandoci ancora più soli. Oggi ci rendiamo conto che nonostante quegli umili inizi in sordina, c'era dietro fin dai primi tempi, da quel lontano 1946 in cui tutto è iniziato, un progetto forte, importante. Ci rendiamo conto che quel progetto non era diretto solo a quei pochi amici di Firenze, a noi che siamo arrivati magari all'ultimo minuto e siamo ancora oggi testimoni storici. Il progetto riguardava l'umanità, una più ampia fetta di umanità. È ormai certo, a mio parere, dall'analisi dei messaggi trasmessi, che si trattava di un progetto voluto da qualcuno, qualcosa che era ben al di sopra e al di fuori di Roberto Setti, e che questo evento probabilmente rimarrà nel tempo ben oltre la morte di Roberto Setti e di quella di chi ne è stato testimone diretto. Quindi la domanda che voglio farmi insieme a voi questa sera è questa: dobbiamo considerarlo un progetto unico, singolare, o qualcosa che invece si inserisce in un contesto più generale, che è il contesto della secolare e costante interazione dell'umanità con le proprie guide spirituali? La risposta, a mio parere, non può che essere la seconda. Questo insegnamento che ci è stato donato, questo ponte che è stato creato utilizzando la medianità di Roberto tra l'aldilà e l'aldiquà, si innesta in un processo ben più ampio che esiste da sempre ed è la comunicazione tra i viventi e i fratelli maggiori che hanno raggiunto un livello evolutivo più elevato e che si occupano attivamente e costantemente, non ogni tanto per caso, di aiutare l'umanità nella sua crescita evolutiva. Quindi non è un fatterello qualunque, fa parte di un filone abituale. I loro interventi sull'umanità si esplicano con varie modalità di aiuto, alcune a noi del tutto invisibili e impercettibili, altre invece palesi, perché rivolte ad aiutare la nostra ricerca interiore, a suggerire con discrezione risposte più ampie e profonde ai mille dubbi e interrogativi che si pongono gli esseri umani quando sbattono contro il dolore o quando hanno raggiunto un certo livello evolutivo e cominciano a porsi domande fondamentali e decisive: chi sono, da dove vengo, perché sono qua, cos'è la vita, cos'è la morte, cos'è l'aldilà. Per questo questa sera, pur parlando del Cerchio Firenze, vorrei che allargassimo insieme lo sguardo e inquadrassimo ciò che in esso è accaduto all'interno di un fenomeno più ampio e universale, l'esistenza di una grande famiglia cosmica di cui noi siamo parte, una famiglia che ci conosce, ci segue costantemente, ci assiste. Il fenomeno della medianità è uno degli indizi per noi più evidenti del fatto che non siamo soli nell'universo. Siamo inseriti in una grande famiglia cosmica, in una grande squadra di cui facciamo parte, che ci manda provvisoriamente e momentaneamente in missione qui sulla Terra. Perché qui non si viene a fare le ferie, l'abbiamo capito un po' tutti. Qui si viene a fare palestra, le ferie le facciamo di là, la casa è di là, questa è palestra. Il pianeta Terra è un campo di allenamento per la nostra crescita evolutiva, ha il compito di aiutarci nella nostra evoluzione spirituale, è il posto dove facciamo i collaudi, dove ci mettiamo alla prova, dove possiamo verificare le abilità già raggiunte e i limiti che ancora ci restano da superare. Sarà capitato anche a voi, come è capitato a me, di accompagnare un figlio o una figlia che fanno sport agonistico e che devono affrontare una partita, un incontro importante. Che emozione per i genitori dagli spalti, ansia, speranza, paura che non ce la faccia, che si perda di coraggio, che smetta di lottare.
Eppure noi genitori ci sforziamo di restare al nostro posto, qualcuno a volte no, va un po' fuori del suo posto e si mette a sbraitare, ma di solito noi genitori ci sforziamo di non interferire con le regole del gioco, pronti invece, questo sì, a rassicurare nostro figlio, nostra figlia, a far loro capire che qualunque sia l'esito della gara, noi li amiamo, noi li appoggiamo, noi abbiamo fiducia in loro, noi non smettiamo di amarli. Ebbene, credo che questa sia anche la metafora delle comunicazioni medianiche. La nostra famiglia dall'altra dimensione fa il tifo per noi, ci sostiene, ci trasmette affetto e fiducia, pur non volendo e non potendo intervenire nel gioco, anche perché dopo ci lamentiamo e diciamo dovevi lasciarmi fare, e quindi loro ci stanno attenti prima di interferire, a noi disturba però sta cosa, ma è così. Ha detto Dali, non sarebbe la prima volta che arrivate di qua, vi lamentate che siamo intervenuti nella vostra vita, come dire, hanno già avuto qualche rimostranza per essere intervenuti, pensate un po', noi qui diremo, ma certo che vi lasciamo intervenire, date una mano, fatevi vivi, e invece è così. Naturalmente noi sappiamo che le comunicazioni medianiche sono di vari livelli qualitativi, rare o rarissime quelle di alto livello, più frequenti quelle di modesto livello, molte purtroppo anche quelle di basso o di nessun livello. E sappiamo che non sono esenti da interferenze, che possono subire distorsioni, che possono anche risultare false o ingannevoli. Sappiamo che il medium non sempre riesce a essere un canale del tutto limpido e trasparente, che a volte anche senza volerlo interferisce con la sua personalità distorcendo la comunicazione. Quindi non è che sto auspicando che chi trova un mezzo medium deve correre lì, inginocchiarsi e ascoltare la voce di Dio. No, non basta avere un medium per avere la certezza che le comunicazioni che arrivano vengano davvero dall'aldilà e non dal suo inconscio e non da una personalità malata, istrionica, nevrotica. Lo sappiamo, però la medialità esiste. Esiste da sempre. Esiste da quando esiste l'uomo. E la comunicazione con i disincarnati è una realtà che esiste da sempre. Cos'erano le famose pizie, le sibille, l'oracolo di Delfi, i misteri eleusini? Erano una forma di medianità. E cosa c'è all'origine di tutti i libri sacri, i libri di riferimento di ogni religione, se non una forma di comunicazione mentale più elevata tra qualche maestro disincarnato e gli autori degli scritti? So che sto dicendo un'eresia per i cattolici, che pensano invece che Dio stesso si è messo lì a scrivere o a far scrivere parola per parola. Io lo ritengo un'assurdità, Dio non va a fare queste cose. Queste cose le affida ai suoi figli più avanzati, ai suoi figli che hanno più esperienza. Quindi credo che i libri sacri siano una forma di medianità con qualche maestro disincarnato che parlava in qualche modo dall'altra dimensione e gli uomini l'hanno preso come parola di Dio. Da lì a trasformare il libro in una specie di feticcio per cui poi tutto è scritto sul libro. Mi viene a pensare alle religioni come l'islamismo che danno un'importanza per me veramente eccessiva alla lettera, un po' anche certi cattolici, eh? Quindi questa divinizzazione del libro, come se su ogni parola Dio avesse messo il timbro, io oggi non la accetto più, non la credo più. Non mi interessa se mi qualificano come eretico, ma francamente. Però questa sera io non voglio parlare con voi del fenomeno della medianità in generale che ha accompagnato l'umanità da secoli. Mi interessa piuttosto vedere in quale contesto storico si inserisce ciò che è accaduto con il Cerchio Firenze. Mi interessa quindi occuparmi dei tempi recenti, e questo vuol dire grosso modo degli ultimi 170 anni. Perché? Perché è negli ultimi 170 anni della nostra storia, dal 1848 fino ad oggi,
che sono nati e si sono affermati termini come spiritismo, medianità, comunicazione con i disincarnati. Lo spiritismo moderno si ritiene sia nato nel 1848 a seguito degli episodi paranormali delle sorelle Fox in America. Erano tre sorelle, due giovani di 14-11 anni, abitavano in una casa situata ad Hydesville, vicino a New York. Si diceva che era una casa infestata da uno spirito, perché si sentivano spesso colpi e rumori di mobili spostati. Le due bambine più piccole, di 14 e di 11 anni, erano riuscite a comunicare con lo spirito attraverso dei colpi. Avevano cominciato col dire «Di quanti anni ho io?» e questo spirito aveva detto l'età giusta della bambina. Poi «Di quanti anni ho io?» E da lì erano riusciti ad avere delle comunicazioni con un sì e con un no, e in qualche modo avevano ottenuto dei risultati. Quei fenomeni divisero fin dall'inizio in due l'opinione pubblica. Per alcuni risultarono credibili, per altri solo frutto di trucco, di ricerca di denaro da parte delle sorelle, perché c'era una sorella più grande che effettivamente ha cercato di trasformare la cosa in una fonte di guadagno per la famiglia. Possiamo anche capirla, poverina. Ancora oggi non è chiaro se si è trattato di trucchi o di fenomeni genuini, ma è chiara una cosa: quei fenomeni giocarono un ruolo fondamentale nella nascita e diffusione nei paesi anglosassoni, America e Inghilterra, del movimento spiritista. Riuscirono ad attirare talmente tanto l'attenzione dei giornali e della gente che da quel momento cominciarono in tutto il mondo a diffondersi sedute medianiche, esperimenti di contatto con i trapassati mediante il tavolino oppure la scrittura automatica, molto più evoluta, teorie spiritiche. A distanza di tanto tempo, 170 anni, dobbiamo effettivamente ammettere che in qualche modo questo evento è servito per attirare l'attenzione degli uomini su qualcosa che prima di allora non era mai uscito dai cerchi ristretti e privati, non era ancora arrivato all'attenzione consapevole dell'umanità. È così che contemporaneamente allo spiritismo dei fenomeni, quei rumori, i colpi, cominciarono a diventare di moda le sedute medianiche, i fenomeni di poltergeist, ragazzini che scatenano nella casa, soprattutto in età puberale, dai 12 ai 16, 17 anni, rumori, colpi, voci. Insomma, cominciano le comunicazioni con i disincarnati, inizia poi lo spiritismo dei contenuti, lo spiritismo attivo, che vuole trasmettere una nuova visione spirituale all'umanità. Il primo nome, il più importante, è quello di Allan Kardec, lo pseudonimo del nome di un certo signore che si chiamava Revine, che, stimolato anche da questi eventi e da sue specifiche ricerche, comincia una sistematizzazione del pensiero spiritista scrivendo un libro molto famoso, il Libro degli Spiriti. Ma lo strumento più importante con cui i nostri fratelli maggiori intervennero in aiuto dell'umanità in quegli anni di fine Ottocento è senza dubbio la Società Teosofica. La Società Teosofica nasce a New York nel 1875 da una donna russa, Elena Petrovna Blavatsky, e da un colonnello inglese in pensione, il colonnello Alcott. E quasi subito la Società Teosofica si trasferisce in India, dove tuttora ha sede, è diffusa in tutto il mondo. È evidente che qualcuno dall'alto ha voluto ed ispirato questa organizzazione. A distanza di tanti anni è risultato chiaro che chi ha ispirato la nascita di questa organizzazione sono proprio quelli che si sono fatti chiamare, o hanno chiamato i teosofi, i grandi Mahatma, i grandi maestri, quelli che da sempre guidano e proteggono l'umanità. Sono loro che con rispetto e discrezione hanno spinto la Blavatsky, donna con una grandissima personalità, tenace, coraggiosa, volitiva, a diffondere in tutto il mondo l'esoterismo, e le hanno ispirato una serie impressionante di libri
che, come diceva lei stessa, non venivano affatto dalla sua mente. Tutti quei libri sono sostanzialmente delle vere e proprie canalizzazioni, cioè libri scritti sotto dettatura o per ispirazione diretta di quei maestri. Il più famoso è La dottrina segreta in 5 volumi. Io onestamente non l'ho letta, ma è certamente un libro molto importante. Questi maestri disincarnati che hanno ispirato la Blavatsky e dopo di lei Alice Bailey sono, per usare i nomi che essi si sono dati, il maestro Moria, il maestro Kutumi, il conte di Saint-Germain, il maestro veneziano, il tibetano. Si ritiene che questo gruppo di maestri abbia avuto un ruolo decisivo nella fondazione della società teosofica, o teosofia, come poi è stata chiamata, e nell'ispirazione dei numerosi libri dettati prima alla Blavatsky, poi in seguito a un altro membro famoso della società teosofica, Alice Bailey. Dobbiamo avere una grande stima e rispetto per quello che la società teosofica ha fatto dalla fine dell'Ottocento e per tutto il Novecento e per quello che continua a fare anche oggi. È merito suo se tanti milioni di persone in tutto il mondo si sono aperti ad una spiritualità più profonda, meno settaria, meno dogmatica, meno legata alle religioni rivelate. Nel suo discorso di fondazione della società teosofica nel 1875 a New York, il colonnello Alcott disse tra l'altro: «Verrà un tempo in cui gli uomini si vergogneranno di aver difeso l'ateismo allo stesso modo di come si vergognarono di aver posseduto degli schiavi». Pensate. E sempre in quel discorso, Alcott ha definito la società teosofica come un gruppo di ricercatori onesti e senza pregiudizi che potevano appartenere a qualunque gruppo e a qualunque religione. E ha anche affermato: «Noi siamo studiosi, non maestri». Del resto, gli scopi della società teosofica sono espressi in 3 soli punti e sono punti talmente validi che risultano perfettamente condivisibili anche oggi. Primo, formare un nucleo di fratellanza universale dell'umanità senza distinzioni di razza, di credo, di sesso, di casta, di colore. Secondo, incoraggiare lo studio comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze. Terzo, investigare le leggi inesplorate della natura e le facoltà latenti dell'uomo, tra cui anche la medianità. Sono certamente principi che i maestri del cerchio condividono e che tutti noi, credo, possiamo certamente condividere. Personalmente mi sono fatto una convinzione che naturalmente non posso dimostrare con certezza, ma che ritengo fortemente probabile. Ritengo che alcune di quelle grandi entità che hanno ispirato ed aiutato a far nascere la società teosofica siano anche quelle che hanno ispirato e aiutato a nascere il Cerchio Firenze 77. Dico questo in quanto non mi sembra casuale che il maestro Kutumi, il più importante maestro della teosofia, si sia presentato più di una volta nelle sedute dei primi anni del Cerchio Firenze, anche se con comunicazioni brevi e di semplice incoraggiamento. Però conosceva, una volta ha fatto un discorso e ha detto: «Le vostre guide vi dicono giustamente questo», come se lui conoscesse i maestri del Cerchio e li condividesse. Ma poi c'è il maestro veneziano, è lo stesso nome nella teosofia e nel Cerchio Firenze. Certo, non ho la certezza che sia lo stesso, però che due maestri si mettano come nome lo stesso maestro veneziano mi pare un po' improbabile. E il maestro veneziano, come ci ha detto Dani, la guida principale del Cerchio Firenze, aveva un ruolo essenziale di armonizzazione delle energie durante le sedute del Cerchio, anche quando non si presentava direttamente, perché si ha parlato poco il maestro veneziano, ma Dali ci ha detto che era sempre presente e aveva il compito di armonizzare. Ricordo poi che oltre a Kutumi, al maestro veneziano, Yogananda,
nei primi anni del cerco ha parlato più e più volte, e Yogananda era certamente legato con tutti i maestri della teosofia, un'espressione dei teosofi. Un'altra conferma indiretta ci viene da un fatto storico. Roberto, agli inizi, a 16-17 anni, si è brevemente incontrato, più di una volta però, con una persona famosa, Roberto Assaggioli, il fondatore della psicosintesi. Era un medico psichiatra di Firenze, di origini ebree, che era certamente legato con la teosofia, era uno dei membri della teosofia, e dice, ci ha fatto capire che lui era discepolo del tibetano, il quale tibetano dichiarava a sua volta di essere discepolo di Kutubi. Guardate un po'. Bene, Assaggioli, la mamma e il papà di Roberto, a 16 anni, hanno avuto il dubbio legittimo, lo avremmo avuto tutti, ma sto figlio non sarà mica un po' fuori di testa, non sarà mica strano. E allora avevano a Firenze uno psichiatra importante e famoso, che era Roberto Assaggioli, l'hanno portato da lui. Roberto Assaggioli non ha voluto presenziare una seduta perché temeva di sconvolgere, di creare emozionalmente. Allora ha detto, voi fate la seduta di là, io sto di qua. Assaggioli era uno che le cose le sentiva, era certamente un iniziato. Lo ha ascoltato da un'altra stanza e poi lo ha visto e non ha detto ai genitori state attenti, ha detto lasciatelo fare che è una cosa importantissima, e sappiamo che molti discepoli di Assaggioli poi sono diventati anche membri, molti, alcuni li conosco anch'io, sono diventati membri del Cerchio Firenze. Vedete quindi come non è per nulla un'ipotesi azzardata la mia, credo proprio che alcuni di quei maestri abbiano voluto mandare magari altri a fondare questo Cerchio Firenze 77. Del resto, una delle nostre guide si fa chiamare Fratello Orientale. Noi non sappiamo dove ha vissuto e che nome poteva avere nella sua ultima vita, ma è piuttosto probabile, a mio avviso, che facesse parte di quel gruppo di maestri che hanno ispirato la società teosofica. Forse un'ulteriore conferma ce la dà indirettamente anche Alan, una delle entità del Cerchio Firenze. Egli ci ha raccontato che nella sua ultima vita, alla fine dell'Ottocento, era in India come ufficiale di Sua Maestà Britannica. Il suo compito era quello di combattere i ribelli, noi oggi li chiameremo i partigiani indù, che cercavano di difendere l'India dai conquistatori britannici. Ma per gli inglesi quelli erano i ribelli, naturalmente. Un giorno gli capitò finalmente di avere ai suoi piedi proprio il capo dei ribelli, e lui racconta che mentre stava per finirlo con la sua spada ebbe un'esperienza fondamentale. Il volto di quell'uomo, dice Anna, ce lo dice in una seduta, si trasfigurò e diventò il volto di Maud Maddalena, la moglie di Anna, che era appena morta. Questo evento lo scosse completamente. Alan da quel giorno si ritirò completamente dalla carriera militare, divenne un asceta, cominciò a frequentare dei guru, delle guide spirituali indiane. Lui ci dice, non ci dice il nome, un nome lo fa ed è un nome grandissimo, quello del maestro Babaji, che in India chiamano il guru dei guru. Gli indiani è il guru di tutti i guru, e lui lo ha certamente frequentato. Ma la cosa che ci dice Alan è che in quel contesto ha conosciuto, non si sa come, quindi bazzicavano da vivi, qualcuno dei maestri del Cerchio Firenze. Lui dice, è lì che ho conosciuto quelli che oggi parlano qui in mezzo a voi. Del resto, lo scopo che si prefiggeva fin dall'inizio della società teosofica era uno scopo analogo a quello espresso più volte dai maestri del cielo: offrire al mondo comunicazioni spirituali e sapienziali molto elevate, ma indipendenti da tutte le religioni ufficiali, e con la chiara intenzione di rivolgersi
non solo ad un piccolo gruppo di adepti, ma all'umanità nel suo insieme. Ecco come si esprime in proposito Dali, la guida del Cerchio Firenze, la guida principale. Dali dice: le riunioni cosiddette spiritiche o hanno lo scopo di svegliare l'attenzione degli uomini, far capire che esiste molto più di quello che cade sotto i sensi fisici e che appartiene al piano fisico, o hanno lo scopo di insegnare. In un primo tempo dello spiritismo si aveva una grande sperimentazione di fenomeni fisici, altrimenti oggi lo spiritismo non esisterebbe più. Se non vi fossero stati dei fenomeni che per loro stessi costituivano delle prove di intervento di qualcosa di sconosciuto, se fin dall'inizio si fosse parlato solo di insegnamento spirituale, lo spiritismo, dice giustamente Dali, molto probabilmente non sarebbe riuscito a fare più scalpore di quanto lo faccia una setta religiosa. Invece l'attenzione degli uomini fu catturata nel modo che tutti voi sapete, sembra far capire le sorelle Fox del 1848. Ma il vero scopo delle sedute medianiche è l'insegnamento, dice sempre Dali. Perciò, quando si è potuto accertare che il fenomeno esiste, quando è dimostrato che non siamo di fronte a degli isterici vaniloqui privi di ogni controllo, che molto sovente si chiamano sedute spiritiche o medianiche, allora le porte della comunicazione devono aprirsi. Ma la comunicazione fra il mondo degli incarnati e il mondo dei disincarnati, per essere all'altezza del mistero che rappresenta, deve superare ogni insegnamento umano, deve andare oltre ciò che gli ottimi filosofi del passato e del presente possono enunciare, di ciò che la scienza umana ha scoperto fin qui. Queste sono parole letterali di Dali nel primo libro Dai mondi invisibili, primo dei libri del Cerchio. Nel caso del Cerchio i nostri maestri hanno sempre ribadito che non dovevamo fondare alcuna organizzazione, che non dovevamo organizzarci per diffondere un bel nulla, che dovevamo semplicemente rispondere a quelli che chiedevano e che desideravano conoscere di più. Essi, tuttavia, quando i miei amici di allora hanno chiesto se era o meno il caso di dare alle stampe le loro parole, hanno risposto che era giusto farlo. Ecco le parole di Dali allorché fu dato alle stampe il primo volume, e sono parole forti, sentitele. Abbiamo raccolto assieme a voi delle verità che nessuna scuola di iniziazione ha mai così pubblicamente propagandato, riferito. Queste verità sono quindi portate di fronte a tutti, o figli, e coloro che le cercano possono oggi facilmente trovarle. Questo volume che assieme a voi abbiamo dato agli uomini rappresenta un corso superiore di lezioni. Inutile sarebbe darlo a chi non potesse apprezzare ciò che esso contiene, ma inutile sarebbe stato il nostro e il vostro lavoro se nessuno al di fuori di voi potesse beneficiarne. Per questo vi diciamo, con la cautela che il buon senso suggerisce, date pure a coloro che voi ritenete possano comprendere queste verità il lavoro che insieme abbiamo fatto. E quando i nostri amici di allora hanno preparato tutti i fogli con le trascrizioni delle comunicazioni medianiche ricevute, pensate che lavoro enorme, non so quanti di voi, penso più di uno, hanno esperienza delle macchine da scrivere quando non c'erano né le fotocopiatrici e neanche ancora i ciclostili. Per fare più copie bisognava scegliere intanto fogliolini di carta riso leggerissimi, mettene al massimo 6, e tra ognuno di quei fogli una carta copiativa. Veniva fuori un blocco di roba e per scrivere bisognava pestare su ogni testo, perché doveva battere il martelletto e creare per 6 copie. Pensate, chi faceva questo lavoro del cerchio non si accontentava di 6 copie, perché le persone erano di più, erano una ventina, lo faceva due volte per poter darne almeno 12 copie.
sono da ammirare i nostri amici da allora, soprattutto l'Anella Bonora, che i maestri stessi hanno definito la nostra segretaria. Lei batteva così, prima scriveva a mano dal registratore, imprecando tutte le volte che qualcuno tossiva perché gli rubava la parola e non riusciva più a trovarla. E poi, dopo aver trascritto a mano, batteva due volte tutta quella roba lì. Pensate che lavoro, veramente bisogna inchinarsi. Eh sì, ho detto che i maestri stessi si sono incaricati di rivedere le bozze, di risistemarle, almeno per i primi quattro libri. Quanto agli altri libri, pur essendo stati messi insieme dagli amici del cerchio dopo che Roberto era morto, si limitano a riportare per iscritto i messaggi e le domande e le risposte così come erano state ricevute nelle sedute, cioè come erano uscite dalla bocca di Roberto Setti. Sono quindi anche quei libri opera dei maestri e non certo opera dei membri del cerchio. In questo modo, grazie al lavoro di amici del cerchio, che ormai non ci sono più, abbiamo potuto dare alle stampe una decina di libri e farli conoscere almeno a qualche migliaio di persone in Italia. Speriamo che in futuro qualcun altro riesca a farle conoscere un po' di più, un po' più lontano. Nicola mi ha detto che già sono pronte le edizioni spagnole, i primi quattro libri, grazie a un'amica che lui conosce, che li ha tradotti almeno in spagnolo. Speriamo in futuro che sia possibile tradurli anche in inglese. Ma torniamo all'argomento di questa sera. Prima ho parlato con grande rispetto e stima della teosofia. Secondo i teosofi, Cristo non deve ritornare perché semplicemente c'è già nel mondo e lavora utilizzando una vasta schiera di suoi discepoli, alcuni incarnati e altri disincarnati. Secondo i teosofi sarà lui a decidere se apparire fisicamente oppure ritornare dall'intimo del cuore degli uomini. Secondo la teosofia, al plenilunio del mese di giugno di ogni anno, il Cristo riunisce tutti i suoi discepoli disincarnati che lavorano a fianco dell'umanità per dare loro istruzioni in un posto segreto del Tibet. Questo incontro è preceduto un mese prima, nel plenilunio di maggio, dalla famosa festa di Vesak, un incontro analogo dove c'è il Buddha che richiama tutti i suoi discepoli. Entrambi poi, dicono sempre i teosofi, assistono insieme sia il Buddha sia il Cristo all'incontro congiunto del mese di giugno. Ebbene, sentite un po'. Nell'incontro del 1945, ci dicono i teosofi, il Cristo donò la grande invocazione universale. È una breve preghiera che è un po' il vessillo, il simbolo della teosofia, e invitò i suoi discepoli a diffonderla in tutto il mondo e ad accelerare il lavoro di preparazione dell'umanità. Dopo parleremo di questo. Mi pare bello leggerla con voi questa sera. È una preghiera che tanti fratelli simili a noi nel mondo hanno ripetuto e ripetono costantemente. Dice così: dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede, che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Questa invocazione, secondo la teosofia, è stata data dal Cristo nel 1945 insieme all'esortazione a diffondere nel mondo gli ideali che essa contiene. Ebbene, da quel momento si osserva un'evidente accelerazione in tutto il mondo per quanto riguarda i contatti, le comunicazioni dall'altra dimensione nei confronti dell'umanità.
Un anno dopo, nel 1946, comincia la medianità di Roberto Setti. Ma anche solo per parlare dell'Italia, in quegli stessi anni cominciano ad essere pubblicati i tantissimi libri ispirati di Pietro Ubaldi, poco conosciuto in Italia perché dovette trasferirsi in Brasile, dove da allora, anche per merito suo, l'esoterismo prospera e si diffonde ampiamente. Alcuni titoli dei suoi libri di Pietro Ubaldi: La grande sintesi, Le Nouri, La civiltà del terzo millennio, libri ispirati certamente. Sempre per limitarci a parlare dell'Italia, negli anni in cui Roberto inizia la sua opera a Firenze, cominciano ad apparire altri sensitivi importanti in altre città: a Napoli, Corrado Biancastelli, medium, e la sua guida all'entità A, il libro fondamentale che raccoglie tutti i messaggi, intitolato Rapporto dalla dimensione X, e lo ha curato il professor Giorgio Di Simone. È il libro che raccoglie tutto ciò che ha detto l'entità A, A per Andrea, perché si è fatto chiamare Andrea questa entità. A Roma in quegli stessi anni comincia a operare il medium Demofilo Fidani e altri. A Torino comincia a essere conosciuto Gustavo Rolo, che a modo suo ha fatto riflettere sui temi del paranormale una larga fetta di persone, quasi tutti del mondo del teatro, del cinema, che altrimenti probabilmente non si sarebbero mai interessati di spiritismo e di paranormale. Tra queste Fellini, non sapete che andava continuamente a consultarsi con Gustavo Rolo. A Genova nasce in contemporanea col Cerchio Firenze il Cerchio Ifior, le cui entità dicono espressamente di ispirarsi ai maestri del Cerchio Firenze. A Roma, poco dopo la morte di Roberto, inizia a operare il Cerchio Esseno, che è vivo e attivo ancora oggi, e ha pubblicato due volumi sulla loro esperienza medianica, fatta sia di comunicazione che di apporti. I libri sono Cerchio Esseno, manifestazioni e messaggi dall'aldilà, Cerchio Esseno, nuove manifestazioni medianiche. Questi sono alcuni, potrei citarne molti altri, ma qui mi limito a darvi l'idea di come dal 45 in poi qualcosa esplode in Italia e nel mondo. Se usciamo dall'Italia e osserviamo cosa è successo negli altri paesi del mondo, non possiamo fare a meno di notare che dagli anni 60 e 70 in avanti vi è una vera esplosione di interesse per l'esoterismo e la reincarnazione, per le vite precedenti, per i possibili fratelli abitatori di altri cosmi extraterrestri. E questo interesse si concentra soprattutto in America e da lì, attraverso libri e comunicazioni, si diffonde in tutto il mondo. In America e nel mondo intero comincia ad affermarsi la New Age e il fenomeno del channeling o delle canalizzazioni. Avrete notato anche voi che da una trentina d'anni non si parla più molto di medianità, ma si parla invece moltissimo di channeling, di canalizzazioni. Il medium che andava in trance, ovvero entrava in uno stato psichico anomalo e molto particolare, è oggi quasi dappertutto sostituito dal canalizzatore, che invece resta pienamente vigile e presente a se stesso, anche quando dice di ricevere le comunicazioni da un'altra dimensione. In effetti sembra proprio che negli ultimi 30 anni il fenomeno della medianità si sia andato modificando. Sono scomparsi o quasi i medium ad effetti fisici, che sono sempre più rari. Forse dall'altra dimensione ritengono che sia finita la necessità di usare la gran cassa dei fenomeni paranormali e che gli uomini oggi siano ormai in grado di affrontare discorsi sull'aldilà anche senza essere stimolati e provocati da fenomeni paranormali. È sempre più rara la medianità di incorporazione, come quella di Roberto, in cui il medium praticamente si fa da parte e lascia la sua mente e il suo corpo totalmente a disposizione dell'entità comunicante, al punto che alla fine della comunicazione il medium non è più per nulla consapevole di ciò che ha detto e si risveglia come da un sonno senza avere ricordi di ciò che è accaduto e può conoscerlo solo riascoltando il registratore.
Comincia invece ovunque l'epoca del channeling, della comunicazione intuitiva, una comunicazione in cui il medium canalizzatore è consapevole di ricevere per intuizione dei pensieri che dice non sono suoi, che gli vengono da una fonte ignota, che traduce però con il proprio linguaggio e che esprime servendosi del proprio bagaglio culturale e della propria lingua, restando consapevole e vigile. Questo cambiamento ha, a mio parere, aspetti positivi e aspetti negativi. Da un lato queste comunicazioni o channeling diventano qualcosa di più facile, di più banale, di più frequente, ma proprio per questo di più presentabile e quindi di più accettabile alla gente, il che fa sì che possano diffondersi a molti milioni di persone, mentre invece la medianità tradizionale portava con sé il senso del mistero, del paranormale, dell'arcano, che provocava diffidenza in tanti gruppi di potenziali interessati che solo per questo motivo mai avrebbero accettato di entrare in rapporto con delle comunicazioni medianiche. Dall'altro lato, queste comunicazioni, proprio perché troppo semplici e banali nei loro estrinsecarsi, generano inevitabilmente in chi ascolta il dubbio. Si tratta davvero di comunicazioni da un'altra dimensione o più banalmente di pensieri che nascono dalla mente del canalizzatore o magari dal suo inconscio e che il canalizzatore vuole proporre come provenienti da un'altra dimensione? Come sappiamo bene, non c'è una soluzione definitiva a questi dubbi. La vera ragione, secondo me, sapete qual è? Dall'aldilà non vogliono e soprattutto non possono darci prove irrefutabili. Contraddirebbero allo scopo stesso della nostra vita sulla Terra. Non si viene sulla Terra per trovare la verità, si viene sulla Terra per cercarla, la verità. Si viene sulla Terra in missione, in allenamento. La vita sulla Terra è come la preparazione intensiva per gli atleti. Non è un periodo di ferie, è un periodo di lavoro. Noi siamo qui per fare allenamento, per metterci alla prova, per risolvere da soli i nostri problemi. Siamo qui per utilizzare il nostro libero arbitrio e nessuno dall'aldilà può permettersi di condizionare il nostro libero arbitrio dandoci delle risposte certe e dimostrate. Per me questa è la ragione. La soluzione è quella che i maestri, in particolare François, ci hanno ripetuto tante volte. François diceva: usate la vostra testa, il vostro buon senso, la vostra mente, la vostra intuizione. Non giudicate subito un'eventuale canalizzazione. Datevi il tempo di riflettere, di valutare. François ha detto addirittura: dopo aver ascoltato le presunte comunicazioni dall'aldilà per una decina d'anni, solo allora prendetevi il diritto di decidere se vi sembrano attendibili oppure no. Loro di là, per cui il tempo non esiste, parlano anche così. Per noi sarebbe un pochino più urgente decidere, ma devo crederci o no? È così. Vi sono comunque oggi tantissimi canalizzatori. Vi sono gruppi in America e in Europa che da molti anni, 20-30 anni, ricevono una volta al mese o anche più spesso comunicazioni mediante un canalizzatore e vi sono quindi gruppi che portano avanti da anni esperienze a quella simili, analoghe a quella che abbiamo portato avanti noi nel Cerchio Firenze. Questi gruppi sono diventati in sostanza dei cenacoli di formazione dove le guide comunicanti si assumono il compito di indirizzare, di suggerire, di affrontare argomenti importanti, di dare a volte risposte su problemi fondamentali dell'umanità. Dobbiamo quindi ancora una volta pensare che le guide, i maestri, continuano così la loro opera di aiuto nei confronti dell'umanità, inserendosi in quel solco di cui abbiamo parlato precedentemente, quando partendo dalla nascita dello spiritismo 170 anni fa, abbiamo delineato a grandi linee il percorso con cui i maestri assistono, stimolano, guidano l'umanità affinché gli esseri umani possano procedere più celermente nel cammino della loro evoluzione spirituale e anche sociale. La grande, vera novità
è che mentre nel passato i gruppi medianici restavano misteriosi, dei piccoli gruppi locali circoscritti a una città, a un luogo, e le comunicazioni restavano in sostanza delle comunicazioni private, o al massimo venivano riversate su un libro, due libri, ora questo fenomeno è esploso grazie alla facilità di comunicazione generata da internet ed è diventato un fenomeno mondiale con cui chiunque in qualunque posto può attingere. Oggi dal nostro computer, se noi lo vogliamo, possiamo metterci in contatto con uno o più di questi ricercatori spirituali e leggere o addirittura ascoltare in diretta le comunicazioni già pervenute e persino le comunicazioni che arrivano mensilmente e che vengono trascritte su un certo sito e poi diffuse via internet. Naturalmente il problema è quali tra le tantissime comunicazioni scegliere, di quali fidarsi, quale gruppo scegliere. Mentre una volta il problema era come fare ad arrivare a una seduta medianica che è tutto segreto, oggi il problema è come fare a scegliere ciò che merita e ciò che non merita, come fare a distinguere tra migliaia di comunicazioni, di quali fidarsi, quali scartare. Ancora una volta non c'è una risposta certa e ciascuno deve fare la fatica di informarsi e di decidere usando il suo buon senso, la sua intuizione, ascoltando il proprio cuore. Io questa sera non voglio darvi un'idea di tutti questi gruppi, anche se sono uno che è attento, ascolta, legge molte cose. Volevo però che prendessimo atto che siamo di fronte a un fenomeno planetario, non possiamo più far finta di non vedere. Io ovviamente sono un tifoso del Cerchio Firenze 77, ma non sono cieco, so che arrivano delle cose molto buone. Il cerchio è finito 40 anni fa, ci sono comunicazioni molto ma molto buone che arrivano in questi 40 anni, che arrivano ancora oggi. E a me interessano perché secondo me non è finita col cerchio. Continuano a fare il loro lavoro in mille modi diversi, magari ora i maestri del cerchio sono a stimolare un artista che faccia delle opere che faranno riflettere, o stimolare uno scrittore o un poeta, o magari a stimolare un politico, perché no? Sembra un po' strano che mettano le mani nella mota, però può essere che a volte gli serva anche quello. Insomma, quel piccolo fiume che convenzionalmente diciamo essere nato nel 1848 con i fenomeni paranormali delle sorelle Fox, che ha avuto la sua fase fondante con la nascita della società teosofica, che si è espresso anche nel Cerchio Firenze, che si è allargato ai tanti medium e ai tanti gruppi medianici in Italia, in Brasile, negli Stati Uniti e altrove, è oggi un immenso oceano di comunicazioni e di contatti dove ciascuno può attingere a seconda dei propri bisogni, delle proprie empatie, delle proprie specifiche convinzioni o interessi o approfondimenti. Io non intendo dilungarmi su questo e indicarvi quali sono le principali canalizzazioni, però una qualche idea, qualche nome voglio farlo per rispetto a questa realtà. Non voglio essere un campanilista come quelli che dicono ma io sono un discepolo solo di un maestro, voglio aprirmi, perché secondo me i maestri sono tanti e parlano ovunque. Allora, qualche accenno giusto per ricordare a quelli di voi che vogliono saperlo, lo voglio fare. In America, negli anni 70 e 80, si potrebbero citare i libri di Seth prodotti attraverso una medium che si chiamava Jane Roberts, e poi delle importanti comunicazioni arrivate attraverso Eva Pierrakos, e poi i libri di Rosemary Altea, e poi i libri di Shirley MacLaine. Per qua, tutti questi nomi, capisco che non sia facile per chi volesse ricordarli, ma io darò a Nicola il testo di questa mia conferenza, poi lui troverà il modo di comunicarlo a chi volesse proprio ricevere. Per quanto riguarda invece le comunicazioni degli ultimi 30 anni, c'è almeno un nome che non può in alcun modo essere ignorato e che io voglio fare davanti a voi, è il nome dell'entità Crayon,
un'entità che mi sento di definire meravigliosa, di una sapienza e saggezza impressionanti, che è canalizzata da un medium americano, Lee Carroll. Con le sue comunicazioni, le comunicazioni di Craio, sono stati già stampati in America 16 libri, già tradotti in 28 lingue. In italiano ne sono stati pubblicati 9, a cura delle edizioni Stazione Celeste e delle edizioni Macro Librarsi. Sono a mio avviso libri meravigliosi, ve ne suggerisco almeno uno se volete cominciare a conoscere chi è Craio. È intitolato Lettere da casa, della Macro Librarsi. Craio lo ha intitolato così perché dice: la vostra vera casa è qui dove siamo noi. Noi siamo la vostra grande famiglia che vi guarda con affetto mentre voi lavorate e faticate laggiù sulla terra. Noi siamo quelli che vi accoglieranno a braccia aperte quando alla fine della vostra vita umana ritornerete a casa. Oltre a questo libro intitolato Lettere da casa, come se lui dicesse scrivo a voi da casa, potete leggere tanti altri di Craio, i cui titoli sono già da soli molto evocativi. Craion è con la K, è scritto Cri con la Y, con Crion, Craion. I titoli di alcuni di questi libri: Varcare la soglia, Sollevare il velo, Il viaggio verso casa, di ritorno, Un nuovo dono. Naturalmente chi non crede nella medianità dirà che semplicemente questo ingegnere Lee Carroll fa delle conferenze in giro per il mondo, le quali riguardano temi spirituali o cose esoteriche scientificamente non verificabili. In realtà io sono andato a sentirlo perché è venuto in Italia 3 volte già. In realtà, quando Craio prende la parola, dice con chiarezza: il mio strumento, cioè Lee Carroll, ora si fa da parte e lascia a me il piacere di parlare con voi. Io, con il suo pieno consenso, uso la sua mente e il suo vocabolario per esprimermi e per parlare con voi. Ma qui, ora, davanti a voi, non c'è Lee Carroll, che pure è una persona molto rispettabile, seria, preparata, un ingegnere elettronico. Qui ci sono io, Craio, e sono io che parlo con voi attraverso di lui. È venuto a Bergamo, poi a Bologna, poi a Pisa, dove anch'io sono andato ad ascoltarlo. Se volete trovare tutte queste comunicazioni tradotte in italiano, vi basta cercare la parola Craio e trovate anche l'ultima, che è del 1 gennaio 2023, in cui parla anche di quello che sta avvenendo, compresa la guerra. E questo è Craio che parla per mezzo del suo strumento Lee Carroll. Poi c'è almeno un'altra grande medium oggi attiva in Europa che io ritengo dia delle comunicazioni molto importanti e molto significative. Si chiama Monique Mathieu, è una signora sui 70 anni che vive in Francia e che da circa 30 anni va in trance e riceve delle comunicazioni di grande valore da maestri che mi sembrano a me molto saggi e a volte anche da quelli che si definiscono i fratelli dello spazio, cioè gli extraterrestri, perché non so se voi avete dei dubbi, ma io dopo scontato che esistono gli extraterrestri, mica saremo solo noi in un universo che è fatto di una grande galassia, la nostra, che è uno dei miliardi di galassie che compongono questo universo, in cui la Terra è un pianetino molto periferico. Volete che esistiamo solo noi? Ma che immagine abbiamo di Dio che fa tutto questo per poi creare l'uomo sulla terra? No, assolutamente. Quindi, secondo Monique Mathieu, a lei parlano maestri e parlano fratelli di altri cosmi o di altri pianeti o di altre stelle. E anche lì è nato un gruppo che da 30 anni cerca di diffondere i messaggi che arrivano dall'altra dimensione. Il loro gruppo si è fatto chiamare in francese Du ciel à la terre, dal cielo alla terra. Questo è il loro sito che trovate su internet e che chiunque di voi può visitare. www.duciellalaterre.org. Ma anche questo lo trovate, Monique Mathieu, Du ciel à la terre,
sono 30 anni, io ho letto tutte le loro canalizzazioni e sono molto saggi, molto molto saggi. Non fanno fenomeni, non mi risulta che ci siano apporti o cose come nel Cerchio Firenze, non portano avanti un vero insegnamento filosofico come nel Cerchio, però sono messaggi vicini un po' anche agli eventi, si parla anche di quello che sta succedendo, cosa che noi del Cerchio, essendo finito 40 anni fa, non possiamo ovviamente fare. E poi molto intelligentemente in questo invidio loro hanno provveduto già da anni a tradurre le comunicazioni in 7 lingue, le principali lingue europee, e a metterle sul loro sito in tutte le lingue. Ci sono 7 bandierine, tra cui la bandiera italiana. Se voi cliccate la bandiera italiana trovate tutte le loro comunicazioni in italiano, o in spagnolo, in inglese, in francese. E questo mi pare molto saggio e molto intelligente. Ma perché, secondo voi, in questo momento storico, dall'aldilà, c'è questo enorme sforzo per comunicare direttamente e insistentemente con l'umanità? Una cosa simile non era mai successa nei secoli precedenti. È qualcosa di molto particolare, di molto speciale. Perché? Cosa sta succedendo all'umanità? Di cosa saremo testimoni nei prossimi anni? Questa è la grande domanda. Non trovate? Eh sì. Io stasera non vi darò una risposta, però vi cito le risposte che ci sono sulla piazza. Qualcuno parla e dice che siamo alla fine di un ciclo e all'inizio di un nuovo ciclo. Qualcuno parla di inizio trionfale dell'età dell'acquario. Le informazioni più precise dicono che siamo passati dall'età dei pesci all'età dell'acquario nel 1975. Al che io mi chiedevo sempre, ma allora dov'è questo acquario che qua non si vede niente di così nuovo? Queste informazioni dicono però che ogni passaggio per 50 anni è un po' in una situazione mista. Per cui dal 75 al, badate bene, 2025, c'è i 50 anni di fusione tra l'età dei pesci e l'età dell'acquario. In cui si è un po' di qua, un po' di là, un po' di qua, un po' di là, un po' casino, però dal 2025 l'età dell'acquario inizia formalmente e decisamente. Chi resta, ve lo auguro, non so se ci sarò, dovrebbe cominciare a vedere qualcosa di molto significativo. Qualcun altro parla di ascensione dell'umanità o di una parte minoritaria dell'umanità, di passaggio dalla terza dimensione, che è quella in cui si trova ora la Terra, alla quarta e poi subito dopo alla quinta dimensione. Altri parlano di risveglio dell'umanità da un grande sonno che dura da secoli, e dicono che c'è una parte piccola ma importante dell'umanità che sta cominciando finalmente a risvegliarsi. A questo proposito, sul canale Telegram c'è un sito intitolato Il Grande Risveglio. Se voi lo andate a vedere, trovate praticamente tutti i giorni delle canalizzazioni che dicono di provenire dai grandi maestri, dai fratelli dello spazio, dagli angeli, dagli arcangeli. Sono anche in questo caso canalizzazioni in cui il canalizzatore è sveglio e vigile, ma dice di ricevere queste comunicazioni da qualcun altro ben diverso da lui. Alcune di esse, devo dire, sono belle, incisive e molto emozionanti. Altre, a mio avviso, sono un po' vaghe, un po' generiche per i miei gusti, un po' troppo dolciastre. Tutte però sostengono che siamo in un momento storico particolare, unico, irripetibile, che l'umanità sta per imboccare una strada nuova, molto diversa. E alcuni parlano di fine del Kali Yuga, l'epoca più bassa e pesante nell'evoluzione di un'umanità, e di inizio dell'età dell'oro. Praticamente quasi tutti questi messaggi canalizzati sono ottimisti,
dicono che stiamo vivendo una fase di merda, non dicono così, ma ci siamo capiti, ma che dopo inizierà una trasformazione enorme. Sarà questo il futuro, sarà per questo che c'è tutto un movimento da 150 anni. Io non voglio pronunciarlo questa sera con voi, non lo faccio neanche a Firenze perché i miei amici sono gelosi del cerchio Firenze e non amerebbero che io mi allarghi così tanto. Però ho voluto farlo per correttezza con voi, perché è inutile far finta di non accorgersi che non c'è solo il cerchio Firenze, negli ultimi 50 anni c'è un fiorire immenso, qualche ragione ci deve essere. Io non mi esprimo, è ancora prematuro, credo che debbano passare alcuni anni, forse solo 3-4 anni, e poi capiremo meglio tutti se queste previsioni erano reali o se erano fantasie di presunti canalizzatori spirituali. Di tutto questo i maestri del cerchio non hanno parlato esplicitamente, e lo trovo normale, come potevano 50 anni fa, 60 anni fa parlare di questo, quando ancora nessuno poteva neanche immaginare cose come queste. Anche parlare degli extraterrestri 60 anni fa erano più fantasie da Domenica del Corriere, non aveva senso, difatti non ne hanno parlato, ma hanno affermato che non siamo assolutamente l'unico pianeta abitato, che esistono civiltà molto più avanzate della nostra e civiltà molto meno avanzate della nostra. E i nostri maestri hanno detto almeno una cosa, quasi sottovoce, ma l'hanno detta. Hanno detto: si arriverà alla iniziazione generale. Vero Nicola? Ti ricordi che in qualche pagina si trova questa parola? Cos'è l'iniziazione generale? Di sicuro non è una cosuccia qualunque. L'iniziazione generale dell'umanità deve voler dire un cambiamento di cuore, di anima, di spirito, che dopo dovrebbe rivoluzionare anche la vita di tutti i santi giorni. Quindi questo accenno che io trovo preziosissimo, anche se lo si trova 3-4 volte, non di più. Come facevano 70 anni fa a parlare di un'iniziazione generale che comincia chissà quando, nel 2025, 2030? Però l'hanno accennato, quindi non è qualcosa di strano. E hanno accennato anche alla nuova venuta del Cristo, precisando che verrà in un altro modo, dal cuore degli uomini. Cosa sia, non lo so, in realtà non lo so, posso immaginarmelo, ma non lo so. Però lo hanno detto, quindi anche loro, benché fossero consapevoli che non aveva senso dire agli amici 60 anni fa che stava per arrivare una nuova umanità, hanno fatto capire che è in questa direzione che si va. Quindi io mi permetto di pensare che il disastro che stiamo vedendo oggi è solo la fine di un'epoca e l'inizio di un'epoca diversa. Non so se io la vedrò, temo di no, ma mi auguro che qualcuno di voi più giovani riescano a vederlo. Io vado avanti, ma se siete stufi o se volete farmi qualche domanda, mi fermo un pochettino. Proseguo, mi seguite? La domanda. Ce la fate? Chi è che vuol farmi? Io. Dimmi. Ma quando l'inglese, quando ha fatto la seduta a cui tu hai partecipato? Non una, tante. Ma in Italia, quella di gennaio. La fate in inglese, canalizzata? Aspetta, in Italia quella. Sì, quella che è. Lì Carroll ovviamente parla in inglese, quindi Cryon parla in inglese. Quindi in inglese. Viene tradotta immediatamente, trovi tradotta su internet in italiano. Se tu cerchi Cryon, trovi seduta del 1 gennaio 2023, 2-3 pagine e senti come si esprime. È furbo Craio, non dice mai neanche lui niente di chiaro, proprio esplicito, però fa capire, parla di questa guerra, dice che è giusto, serve, servirà l'umanità, è previsto, è voluto. Ma con la sua voce o con la voce? Con la voce di Lee Carroll, io leggo la traduzione. Quindi non come avveniva con Roberto Setti, in cui le voci erano differenti volte e volte. Questo è il problema delle canalizzazioni, non lo risolveremo mai. La voce non cambia, a porti non ce n'è.
però dicono cose a volte secondo me sagge, altre volte un po' banali, delle minestre un po' rigirate, rivoltate. Non so che dire. Le usate in internet si somigliano parecchio, no? Le varie canalizzazioni. Un po' sì, però no. Però il dubbio è lecito. Il dubbio è lecito. Vado avanti o volete far domande? Vado avanti. Torniamo al tema della serata. Ho cercato di inquadrare il fenomeno del cerchio Firenze in una cornice più vasta e quindi ci siamo resi conto che non è cominciato per caso, che non è un evento fortuito accaduto a un gruppo di persone fortunate della città di Firenze, ma è un evento storico che si inserisce nel solco maestoso di quella che abbiamo definito la storia viva e perenne della nostra grande famiglia cosmica di appartenenza, una famiglia che è fatta di entità in evoluzione come noi, ma dove le entità più evolute si chinano costantemente ad aiutare, a stimolare, a illuminare quelli che stanno facendo il loro allenamento intensivo sulla Terra, il loro campo scuola, il loro seminario di specializzazione. Ora che abbiamo chiarito tutto questo, voglio riascoltare con voi alcune delle comunicazioni del Cerchio Firenze e voglio anche ricordare insieme a voi alcuni degli eventi più belli e significativi che sono accaduti nella lunga storia del Cerchio Firenze, che è durata 37 anni, da quando Roberto Setti aveva 16 anni nel 1946 a quando è morto nell'84 a 54 anni di SLA, sclerosi amiotrofica. Voi conoscete bene l'opera in tre volumi che ha pubblicato Enrico Ruggini, mio amico fraterno con cui ho condiviso questi 40 anni di partecipazione al Cerchio Firenze e che è diventato con questi libri a tutti gli effetti lo storico del Cerchio, perché dobbiamo a lui, alla sua passione, alla sua fatica, se sono stati custoditi e messi per iscritto tantissimi, se non tutti, gli eventi che sono accaduti nel Cerchio Firenze dal 1946 fino alla morte di Roberto nel 1984. In quei tre libri, che sono intitolati Il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda, non c'è un editore, lo sapete, si comprano solo sulle piattaforme di internet. Hanno lo stesso titolo, volume 1, volume 2, volume 3. In quei libri ne trovate tantissimi di episodi meravigliosi, spesso dei veri e propri miracoli, o almeno dei fatti assolutamente paranormali. Ne voglio citare alcuni tra quelli che mi hanno più colpito, anche per ricreare insieme a voi almeno in parte quell'atmosfera di affetto, di amore, di magia che loro sono riusciti a farci provare con le loro comunicazioni nei lunghi anni di vita del Cerchio Firenze. Voi sapete, credo, come si svolgevano le sedute di Roberto Setti. Nel salottino di casa sua, via Doni 35 a Firenze, posto molto concreto, preciso, e non solo lì, proprio un vostro amico mi ha detto che a Brescia per 25 volte Roberto è venuto e ha fatto delle sedute anche a Brescia, così come ne ha fatto in altre case di Firenze, ma di solito era a casa sua in via Doni 35. 15-18 persone, di più non ne stavano. Lui, dopo i saluti, si toglieva l'orologio e gli occhiali, venivano abbassate le luci, dopo un po' cominciava a parlare, ma la voce non era più la sua, era una voce diversa. E quando cambiava l'entità comunicante, cambiava anche la voce e cambiavano i contenuti e la psicologia di colui che parlava. C'erano voci maschili, la maggioranza, ma anche voci femminili. L'insegnamento vero e proprio veniva svolto solo dai maestri, cioè un gruppo di 7 entità, da Ali, Kempis, Teresa, Claudio, fratello orientale, maestro veneziano, François, Alan. Ma nelle sedute non venivano solo questi grandi maestri, venivano anche altre persone defunte e parlavano con i presenti. Una mamma, Federica, poté parlare con sua figlia Paola, morta a 18 anni, mentre tornava a casa in motorino, investita da un camion.
due amici del cerchio, due fratelli, poterono ascoltare la voce del loro papà morto recentemente. Un ragazzo di Firenze, Sandro, venne e ci spiegò perché era morto giovanissimo a 26 anni in un incidente d'auto, e come loro tanti altri. Ecco, a titolo di esempio, cosa successe in una di queste sedute negli anni 70. Riprendo proprio il racconto da uno dei tre volumi di Enrico Ruggini che vi ho nominato sopra, ma ve lo racconto un po' con parole mie. Devo dirvi che in quei giorni, nel 73 credo, a Viareggio c'era stato un incidente d'auto che aveva molto colpito l'opinione pubblica, ne aveva parlato i giornali, la Nazione di Firenze. A quei tempi le macchine erano poche, gli incidenti erano ancora una novità, oggi purtroppo neanche riusciamo a farli arrivare sul giornale. E insomma, un ragazzo guidava e la sua compagna di fianco hanno sbandato, si sono capottati, è morta lei ed è rimasto illeso lui. Pensate che sensi di colpa terrificanti doveva avere quel povero ragazzo, quali rimorsi poteva avere. Detto questo, torniamo nella casa di Roberto in via Doni 35. Quella sera parlava Dali e quando ha finito si è congedato, come diceva sempre lui, la pace sia con voi e con tutti gli uomini figli cari. A quel punto il medium Roberto, che era al buio con 15 persone intorno sulle sedie, si alza e senza esitazione al buio esce dal cerchio, va all'entrata. Per gli anni il telefono in tutte le case era, appena entrati nel portone, appeso al muro, perché faceva comodo averlo lì, e tutto il filo per tutto il condominio era nello stesso posto, no? E quindi la porta aperta, tutti i presenti erano dentro la stanza, ma sentono Roberto che comincia a girare la rotella. Qui tempi c'erano le rotelle, le ricordate o no? C'erano le rotelle. Comincia a parlare, ma con una voce femminile, e dice qualcosa del tipo: sono Paola, sto bene, non soffrire, ti prego, non è stata colpa tua, pensami con amore ma anche con serenità. Di là si sente una voce agitata che probabilmente diceva: ma chi sei, ma che vuoi? Non si poteva sentirla, ma si intuiva che la persona era sconvolta, che non gradiva quella telefonata. E allora si sente questa voce femminile che continua: tu sei seduto nel tuo studio, sei seduto alla scrivania e stai cercando di rispondere a una lettera di Enrico di Milano, il tuo amico. Davanti alla mia fotografia ci sono delle violette. Credimi, amore mio, sono Paola. Non avere rimorsi, non è stata colpa tua. Io ti sono vicina, sono accanto a te. Pensami serenamente. Nessuno di noi è andato a verificare cos'era successo a Viareggio, però abbiamo la sensazione che fosse proprio a quel ragazzo che Roberto, con la voce di Paola, ha telefonato quella sera. E c'è un altro episodio che voglio raccontarvi per farvi vedere ancora una volta come le guide utilizzavano la medianità di Roberto, anzi il corpo stesso di Roberto, per portare aiuto a qualcuno che ne aveva bisogno. Anche questo è nel libro di Ruggini, il primo volume. Siamo ancora negli anni 70. Roberto quella sera era atteso a cena, invitato a cena dalle sorelle Carboncini, che avevano invitato lui e altri 3-4 amici del cerchio a cena da loro. Prima di andare a cena, Roberto era stato dal barbiere perché voleva essere a posto, con quello stile sempre curato e composto che era una sua caratteristica abituale. A casa Carboncini l'aspettavano per le ore 20 e lui, puntuale, stava arrivando in quella zona del centro di Firenze, ma, come raccontò dopo ai suoi amici, quando stava per girare via Giotto, disse: ho perso conoscenza e, senza sapere come, mi sono ritrovato su una panchina a piazzale Michelangelo, un posto molto lontano. In alto, da cui, come l'avrete visto qualche volta anche voi, si ha una meravigliosa veduta di Firenze. E non erano più le 8 di sera, era buio, erano le 22. E lui non sapeva come era arrivato lì e perché, ed era anche frastornato.
andò in un bar che era lì vicino e da lì telefonò agli amici che in casa Carboncini erano seriamente preoccupati per lui, non vedendolo arrivare, insomma. Uno degli amici prese il motorino e corse a recuperarlo. Quando arrivò in casa Carboncini, dopo qualche minuto, Roberto sentì quel formicolio alle mani che lui sapeva che era il segno che stava per iniziare la trance. E allora gli amici si disposero in silenzio attorno a lui. Venne Dali e rassicurò i presenti spiegando cosa era successo. Un giovane uomo aveva deciso di suicidarsi e loro avevano deciso di parlare con quel ragazzo e di convincerlo a non fare quel gesto. Per questo avevano utilizzato Roberto, che però non aveva alcun ricordo di quello che era accaduto. Solo un anno dopo lui ha capito che cosa era veramente accaduto. Era sul tram quando un giovane gli si avvicinò, lo guardò intensamente con sguardo commosso e lo ringraziò di quello che lei mi ha detto quel giorno quando io avevo deciso di suicidarmi. Roberto non capiva, lo guardava, non sapeva cosa dire, lui non lo conosceva, non sapeva nulla, tanto che il ragazzo dopo un po' si convinse che aveva sbagliato persona, si ricompose, si scusò e scese dall'autobus. Però Roberto, riflettendo, capì che cosa era successo un anno prima. Tra l'altro, da quella volta lui chiese alle guide di non farne più quella cosa lì, perché lui proprio quella non la reggeva, e le guide l'hanno rispettato e non l'hanno più fatta. E non sempre le cose che avvenivano in seduta avevano a che fare con problemi così gravi e dolorosi. Quanta simpatia e solidarietà io provo per una certa signora Carboncini, non l'ho mai conosciuta, è morta prima che io arrivassi. Era una signora che, come tanti, cercava di giocare al lotto per aiutare la sua famiglia in difficoltà e, come tanti, si faceva prendere da questa cosa del gioco. La Lilli, che veniva in seduta, le aveva detto un sacco di volte: non devi giocare al lotto, lascia stare, tanto non vinci. Ma la signora Carboncini ogni tanto non resisteva e giocava al lotto. Allora in una seduta la Lilli le disse: va bene, allora te li do io i numeri del lotto e vedrai che questa volta usciranno tutti. E le dettò 5 numeri. La signora Carboncini non stava più nella pelle. È andata a casa e ha deciso di fare una cinquina e ci ha messo sopra anche una bella somma. Non lo so quant'era, ma di sicuro i numeri uscirono tutti, ma in verticale, non in orizzontale. Voi sapete che in orizzontale vuol dire sulla stessa ruota, per esempio, di Firenze. In verticale vuol dire Venezia, Roma, Milano, e non vuol dire nulla, uscirono tutti. E la signora Carboncini forse capì che non era il caso di insistere. Per non parlare degli scherzi della Lilli, che ne faceva tanti, vi ricordate, forse l'avete letto tutti, Lilli che smonta il telefono della signora Bonora. E la signora Bonora, in una delle tante sedute, aveva detto a Lilli: la signora Bonora abitava di là della strada, a 300 metri dalla casa di Roberto. Gli aveva detto: Lilli, vieni qualche volta a trovarmi nella mia casa, però dopo lasciami un segno, se no cosa serve? Passarono alcune settimane. Un giorno la signora Bonora cerca di telefonare e il telefono non va. Chiama un tecnico, il telefono apparentemente era perfetto, il tecnico lo apre, guarda la signora con aria di rimprovero e dice: ma cosa ha fatto qui? E dice: io niente. Gli dice: sono state smontate tutte le viti ad una e sono tutte qui nel contenitore di plastica del telefono. E si è messo lì con un paio d'ore di lavoro e ha riaggiustato tutto. Qualche giorno dopo, in una seduta, la Lilli disse: Onellina, hai visto che sono venuta a trovarti? Era da tanto che me lo chiedevi, e così sono venuta e ti ho anche lasciato un segno. Ora mi sto specializzando in telefoni e orologi. Sono stata brava, vero? E tutti si misero a ridere. E ora un episodio che riguarda un amico che conosco bene, Muzio Muzzi, un caro amico che ho conosciuto insieme a sua moglie Tina. In una seduta si sentì dire che lui, più o meno nel 1700, era stato il negus etiopico Fasilidas. Non so neanche chi è, neanche lui forse. Però si vide offrire un piccolo oggetto, una croce copta di legno, e gli dicono:
sai Muzio, l'abbiamo presa dalla tua tomba, speriamo che la cosa non ti faccia troppa impressione. Ma Muzio era un fiorentino tipico e gli scherzi lo divertivano e lo stuzzicavano. Se la custodì con molta cura quella croce di legno, ma dopo un paio di anni non riusciva più a trovarla. Sua moglie lo prendeva in giro e diceva: l'hai nascosta così bene che ora non ti ricordi più dove l'hai messa. Lui però, dopo un po' di riflessione, disse a me: secondo me hanno semplicemente deciso di rimetterla al suo posto nella tomba dove è giusto che stia. Fatto sta che è sparita, non c'è più. Abbiamo la fotografia però di quella croce morta. Potrei parlarvi del quadro del Caravaggio, ma questa la ricordate tutti, quindi non sto neanche a farlo. Mi interessa invece farvi notare una piccola cosa che è però molto significativa e che testimonia come Davi udisse anche i nostri pensieri, non solo le parole. Luciana, la sorella di Roberto, era molto preoccupata perché Roberto era malato e nessuno capiva che malattia aveva, una sclerosi laterale amiotrofica, ma a quei tempi non era chiaro. Allora lei pensò di fare una domanda mentale a Davi. E ovviamente la domanda era: che malattia ha sto Roberto? Dani risponde così: ho già udito i vostri pensieri, le vostre domande, o figli. E con tanta dolcezza spiegò che anche Roberto aveva il suo karma, come tutti, e che loro non potevano e non dovevano intervenire. Quindi leggeva anche i pensieri. E lasciatemi citare le parole bellissime di Teresa rivolta ai presenti in quella seduta e rivolta anche per voi, credo. Sentitele. Ai presenti Teresa disse: voi non siete qua per voi stessi, ma per coloro che domani vi udranno. Belle, no? E queste bellissime parole di Dani: io vi dico che la vostra vita non ci è sconosciuta. Noi sappiamo quello che vi accadrà e sappiamo fino a che punto metterete a frutto quello che avete udito e imparato, fino a che punto tutto questo potrà esservi utile. Quando nel proseguo della vostra vita avrete esperienze belle, gioie, ricordateci ugualmente. Conoscevamo anche quelle e da questo momento ve le preannunciamo. E quando vi sembrerà di vivere momenti importanti, fin da questo momento vi diciamo che noi li abbiamo preparati per voi. E quando vi sembrerà invece di vivere un momento insulso, allora fin da questo momento vi diciamo: noi saremo al vostro fianco, accanto a voi, perché non ci sono momenti insulsi nella vita. Ci sono dei momenti in cui un uomo deve riflettere su quanto gli accade e allora tira un po' i remi in barca e aspetta un impulso a proseguire. Non vi mettete mai in mente che la vostra vita non abbia più nulla da offrirvi. Errore grandissimo, figli miei. Mai fate un errore di questo genere, ve ne prego. La vita, finché vi è data, ha tanto da darvi sotto ogni punto di vista. Ed ora io ho finito, però ora comincia qualcosa di più concreto. Ho preparato dei brani da farvi sentire. Ero in difficoltà a sceglierli perché so che voi siete degli esperti, ne avete ascoltati tanti e quindi rischiavo di farvi sentire cose già molto note. Ma poi mi sono detto: che importa, è sempre bello riascoltarli insieme. Ecco allora alcuni dei brani che io trovo belli e affascinanti. Cercherò di farveli sentire, ho scelto dei brani che siano udibili, il secondo un po' meno, ma il primo credo sia udibilissimo. Però una pausa per qualche domanda la farei, anche dopo, finiti i brani che dureranno mezz'ora, 40 minuti, vi lascio fare domande. Però se volete farne qualcuna ora, cos'è che vi interessa chiarire di ciò che vi ho detto questa sera? Io voglio sapere una cosa, come lui Roberto senti, viveva questa sua condizione? Cosa ne diceva lui?
vedi, sarei tentato di dirti, c'è una persona che gli ha fatto questa e altre domande qui presente tra noi, ed è Giancarlo Boscani che lo ha intervistato. Quell'intervista che dura una mezz'oretta, la potete trovare in molti siti, ma la potete trovare anche sui miei video, che sono 3 video che io ho messo su YouTube, che potete ascoltare liberamente e gratuitamente quando volete, basta fare il mio nome e cognome, Renato Del Favero, poi aggiungere Cerchio Firenze, video 1, video 2, video 3. Lì trovi tutta l'intervista che Giancarlo ha fatto a Roberto, però per non sfuggire alla tua domanda in pochi secondi, Roberto ha sempre detto: io non ci metto nulla di mio, io manco so cosa dico, devo ascoltarlo dopo, quindi io sono un canale, non ho nessun merito e nessun pregio. Forse, e gli dicevano, ma perché hanno scelto te? E lui diceva, non lo so, però forse perché francamente non ho mai cercato di farmi bello con queste doti. Io mi sento quello di prima, so benissimo che non è roba mia, che io sono solo un altoparlante, un microfono. Questa era la risposta che dava Roberto, posso solo confermarti che nella vita avevo un'umiltà. Lui parlava poco, non era portato per parlare. Anche quando arrivava la gente lui salutava tutti, poi stava zitto ad ascoltare, non diceva niente. Quando entrava in seduta lì parlava a fiumi, però lui alla fine diceva: ma allora cos'è successo stasera? Non è venuto nessuno? Com'è? Hai parlato un'ora e mezza? Ah sì. Lui riascoltava e diceva: questa non è roba mia. Io non come dice Giancarlo, con lo stupore di un video. Ma il bello dell'intervista che feci, erano mesi che insistevo con Roberto: Roberto, fammi un'intervista per la mia radio. Assolutamente no, io non c'entro niente, io sono... Non è niente di mio. Ma pensa, sono arrivati dei giapponesi, $30,000 mi offrivano per un'intervista. E pensa un po', quei soldi lui guai se monetizzava la medianità. E io, dai Roberto, ti prego, breve, così io trasmetto, mando tutte le cassette, dammi questa soddisfazione, la tua voce proprio, non quella dei maestri. Assolutamente no. Un giorno, perché io avevo dei rapporti con Firenze di lavoro e andavo spesso, mi presento con tutto l'armamentario, quel registratore ancora a nastro grande. Quattro piste. Lui mi guarda, no Giancarlo, no. E gli ho detto: Roberto, facciamo una cosa, io ti intervisto, poi la sentiamo, se c'è qualcosa che non ti va, cancelliamo tutto. Ma cosa dico? Ma anch'io so cosa chiederti. E guarda, dai, proviamo, dai. E allora era lì e Luciana diceva: dai, prova Roberto, poi lo sentiamo e cancelliamo tutto. Dai, partiamo, ma io non so cosa dire, anch'io. Ed è venuta fuori che è meravigliosa, una meravigliosa intervista. È bellissima l'umanità di Roberto. E anche di Giancarlo. E anche di Giancarlo. Se mi trasportava, era lui al timone. Ma che ho conosciuto per anni io Roberto, io penso davvero che i maestri hanno scelto lui perché era l'unico che poteva portare queste voci, la sua umanità, la sua purezza, la sua umiltà era qualcosa che non si può non riesco a trovare le parole per dirlo veramente. E io mi pregio di essere stato amico perché è un'esperienza che non si può dimenticare, è troppo grande, bella. Anche a partecipare alle sedute, anche sua sorella, non so, è l'ambiente, si entrava in quell'ambiente che non si può spiegare, non so cosa dire, qualcosa. No, si capisce benissimo. No, veramente. Ma la persona di Roberto, io non ne ho conosciuto in vita mia. No. C'è Roberto, poi c'è uno spazio e poi ci sono tutti noi. Veramente, ecco perché i maestri l'hanno scelto. Grazie Giancarlo, perfetto, era quello che volevo sentire. Allora, ascoltiamo un piccolo brano di Dali, dura solo 4 minuti,
ma vi fate un'idea immediata di quanta bontà, dolcezza, tenerezza paterna ci ha dato. Eccolo a voi. Questi sono accesi. Cerchio, Firenze 77, 18 aprile 1980. Kempis, il quale parlerà di un argomento che interessa ogni uomo. Sentite. Noi ci rivolgiamo a tutti voi, membri del cerchio, ma soprattutto a coloro che ultimamente hanno sentito parlare di noi o attraverso i libri o attraverso alla testimonianza di coloro che hanno assistito ai nostri incontri. Ancora ripeto che noi vi conosciamo tutti, uno ad uno, perché chi più chi meno ci siete stati affidati. E non parlava solo dei presenti, lui vedeva lontano, vedeva anche chi sarebbe arrivato poi. Taluno fra voi ode le nostre parole e non ne tiene nessun conto, ma vi possiamo assicurare che se non cadono mai nel vuoto, rimangono nell'intimo di ognuno e riaffiorano nel momento che esse sono necessarie, che servono ad aprirvi alla comprensione della vita. Questa comprensione non è una cosa piana e sempre felice, anzi, generalmente è tormentosa, è sofferta. Voi lo sapete per esperienza diretta. Ma come sapete questo? Sappiate che questa comprensione, per quanto sofferta sia, vi porterà un equilibrio ed una serenità che faranno della vostra vita futura, della vostra esistenza futura, qualcosa di molto più disteso e sereno. Non è un augurio quello che io vi faccio, figli, è una certezza che questa è la realtà. Sappiate vivere con forza il momento in cui per comprendere è necessario faticare. Non sbarrite mai quella meta che noi vi abbiamo additato. Per quanto gli avvenimenti del mondo possano essere caotici, ricordatevi che una legge divina guida ogni individuo, ogni spirito, verso una meta di serenità, di beatitudine e di amore. Vi lascio ancora momentaneamente. Volevo darvi un'idea di chi è Al, di chi è Dali. E ora voglio farvi sentire di Dali l'ultima conferenza registrata. Noi non sapevamo che era l'ultima volta che ascoltavamo Dali, ma vi accorgerete che lui lo sapeva bene. La sua voce era molto emozionata. Questa conferenza, questa breve comunicazione di 12 minuti, è del 4 febbraio del 1984. Il 29 febbraio Roberto morirà all'improvviso di notte durante il sonno. E siccome è proprio l'ultima di Dali, voglio farvela sentire. L'audio è un po' meno perfetto, ma credo che con queste casse si senta. Ci proviamo. Il brano che segue è del 4 febbraio 1984
ed è l'ultimo messaggio registrato del maestro Dali. La pace sia con voi e con tutto un uomo in casa. E il mio saluto e la mia benedizione a voi, figli. A voi e a voi, a tutti coloro che ci seguono e ci amano. Questa sera, di noi, più di altre volte, mi sono figli. Lasciate che vi spieghi tutti questi rumori. Roberto a Firenze abitava al primo piano, forse l'hanno aiutato a trovare una casa in cui non ci fossero tante scale da fare perché non aveva più l'uso delle gambe alla fine della sua vita. Al primo piano vuol dire che tutte le macchine, i motorini, i ragazzotti che passavano sotto venivano nella registrazione, quindi non è colpa di nessuno, ma si sente il rumore della strada. Scusate, torno da capo. 5 febbraio 1984 ed è l'ultimo messaggio registrato del maestro Dali. Così lo potete sentire dall'inizio. Sia con voi e con tutti gli uomini in casa. Il mio saluto e la mia benedizione a voi, figli. A voi e a voi, a tutti coloro che ci seguono e ci amano. Questa sera, di noi, più di altre volte, mi sono per voi creature giovani, nel loro corpo fisico, perché nella loro esperienza individui non lo sono. E allora mi rivolgo, perché nel corso della loro vita avranno modo di ripensare a queste voci udite questa sera. Forse cercando nel ricordo qualcosa di più di quello che la contingenza hanno detto, hanno espresso. Forse cercando in quello che possono ricordare di essere un accenno alla loro esperienza oggi per loro futura, ma presente in quel tempo. Perché così facendo, trovando fortunatamente un accenno, esse penseranno che la loro esperienza era già conosciuta prima che a loro accadesse. Perciò era importante, non era ignota o incontrollata. Ebbene, se questo è lo scopo per il quale un giorno voi, ricordando queste ore, andrete a riascoltare ciò che è stato detto, vi auguro di trovare in queste parole ciò che desiderate. Ma al di là delle conferme che voi potete trovare, allora io vi dico che la vostra vita non ci è. Noi sappiamo quello che vi accadrà.
chiaro fino a che punto metterete a frutto quello che avete udito e imparato, fino a che punto tutto questo potrà essere utile. Quando, nel proseguo della vostra vita, avrete esperienze belle, gioie, ricordateci ugualmente. Conoscevamo anche quelle. E da questo momento ve ne preannunciamo. E quando vi sembrerà di vivere momenti importanti, fino da questo momento vi diciamo che noi li abbiamo preparati per voi. E quando vi sembrerà invece di vivere un momento insulso, allora fino da questo momento vi diciamo noi saremo al vostro fianco, accanto a voi, perché non ci sono momenti insulsi nella vita. Ci sono dei momenti in cui un uomo deve riflettere su quanto gli accade. E allora tira un po' i remi in barca e aspetta un impulso a proseguire. Non vi mettete mai in mente che la vostra vita non abbia più nulla da offrirvi. E allora, grandissimo, figli miei, mai fate un errore di questo genere, ve ne prego. La vita, finché vi è data, ha tanto da darvi sotto ogni punto di vista. E quando il momento di, chiamiamolo pure per certi versi, di impoverimento o di secca è passato, allora a distanza, guardando indietro, vi accorgerete quanto invece è stato prodigo di altri frutti, quanto per altri versi e in altri campi, ma tutti facenti parte con la stessa importanza del vostro essere, ha dato. Coraggio allora, coraggio per voi che siete giovani ad andare avanti nella vostra vita, coraggio per voi che credete che la vostra vita abbia poco da darvi ancora, o ben poco significhi ancora. A voi poi aggiungo, non pensate così, non fate questo errore. Ponete solo un momento la vostra attenzione al fatto delle cose che potete fare, i vostri mestieri. E si chiamano cose da fare anche il rivolgersi con gentilezza ad un vostro vicino. Si chiamano cose da fare anche da relazione a una creatura che nessuno sta ad ascoltare. Si chiamano cose da fare anche accarezzare la mano di chi non ha nessuno che quella mano cerchi.
figli miei, figli miei. Se queste sono le cose da fare, può la vostra vita essere priva di significato? Figli miei giovani, di fronte alla vita, trovate delle tante cose che avrete da fare un poco di posto per rivolgervi anche a chi erroneamente si sente abbandonato e solo. Ma solo non è, né soli mai voi sarete, perché sempre noi vi avvolgiamo di tutto il nostro amore. Pace, che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. È solo una mia impressione che era commosso, emozionato. Sì, questa è la fiamma, no? No, non è, no, non è la fiamma. È l'ultimo discorso che lui ha fatto. Secondo me era molto emozionato perché sapeva che era l'ultimo. Beh, certo. Devi andare. Ciao, grazie. Grazie per questa possibilità. Ciao, ciao. Ciao. Grazie tantissimo. Vi faccio sentire qualcos'altro, perché non c'era solo il maestro Dali, vorrei farvi sentire il veneziano, sono solo 7 minuti, si sentono anche bene. Il maestro veneziano parla a tutti noi, sentite un po'. Quello che in questo momento sta accadendo sulla vostra terra. Si sente? O sì, meglio. Sembra un po' il Papa Voitila. Il sì. Momento che voi state vivendo nel mondo fisico è un momento del tutto particolare, in cui grandi tensioni di pensiero esistono, in cui conseguentemente si traducono anche fisicamente. È qualcosa di reciproco. Situazioni contingenti che creano tensione psichica e tensione psichica che crea situazioni dense fisiche, dense di tensione. Allora, questa catena deve essere interrotta. E la maniera di interrompere una reazione di questo tipo è quella di ricondurre se stessi all'equilibrio, alla tranquillità interiore, fuoriuscire da questa spirale di tensione, dire io costituisco una interruzione alla spirale di terrore che cerca di condurre l'umanità ad una catastrofe. Io costituisco un punto sicuro in questo mare procelloso in cui ogni uomo sembra perdere
proprio potere di orientamento. Io invece sono tranquillo nell'insegnamento dei maestri e sono certo che la tragedia finale non accadrà. Sono certo perché gli umili non lo vogliono. Sono certo perché ho fiducia nella natura dell'uomo, nel suo nascere a stati di coscienza più elevati, più ampi. Io sono certo che non saranno gli avvenimenti a trascinare gli uomini, ma gli uomini a creare nuovi avvenimenti più pieni di speranza, più pieni di certezza nel domani più sereno. Figli, vi benedico. Grazie. Vi faccio sentire ancora due brevi brani. Questo si adatta benissimo ai tempi che stiamo vivendo. Sì, cioè sembra fatto comunque, per se uno ci fa caso, i brani dei maestri, i loro scritti, vero, si possono applicare al momento. Non sempre, ma indubbiamente qualche volta questo si applica benissimo. Sì. Anche perché c'è un accenno che non avevo motivo di fare, non si arriverà alla tragedia. Non si arriverà alla tragedia finale. Cosa che tutti invece vediamo. Evidentemente loro sapevano. Visto che c'è il non tempo, no? Eh sì. Volevo farvi sentire il Kempis e poi un'ultima chicca che non avete mai sentito. Kempis è giusto che lo sentiamo. Sette minuti di Kempis, sentite un pochino. Si permette di dire queste parole che noi vi abbiamo detto, vadano queste parole laddove sono attese, e mai mente umana possa servirsi di loro per un fine egoistico, in perciò che esse rendono gloria solo all'esistente. Dove discordia esse portino unione. Laddove incomprensione esse siano il nuovo idioma per una perfetta reciproca intesa. Il leao dite ne è contagiato. E mai potrà dimenticarle. Suoneranno come un'accusa o come un plauso, eppure la realtà che esse esprimono non conosce regno né castigo. Passa l'uomo un tempo, ma la realtà eternamente rimane. Muta l'uomo nello spazio, ma la realtà sempre ovunque vige. Così queste parole indegna sua veste sono valide per ogni uomo e il tempo non
che le siete oggi depositari, abbiamo un ultimo insegnamento. Amatevi gli uni gli altri, perché solo così gli uomini comprenderanno che qua non v'è sfruttamento. Non vi sono né massimi né minimi. Il primo per voi gli ultimi. E a chi vi dirà, io sono colui che ha detto queste parole, non credete. Esse non sono di alcuno, erano prima che l'uomo fosse. Come vedete, osavano molto, si sentivano in diritto di dire cose grandiose, evidentemente sapevano di poterlo fare. E ora vi faccio sentire una cosa che son certo non avete sentito, non l'ho messa neanche nei miei video, per la semplice ragione che era troppo complicato spiegare cos'è successo. Questa è una seduta in cui si è presentata Paola, una ragazza morta a 18 anni mentre tornava in Vespa a casa sua, perché un camion l'ha buttata nel fosso ed è morta. Sarebbe bellissima se fosse chiaro, ma non è venuta chiara, perché quella sera, 18 persone presenti, c'era anche la mamma di Paola, che si chiama Federica, è ancora viva a Firenze, ha 83 anni, io la conosco. Quando è arrivata Paola, Federica non ha avuto la minima esitazione, si è alzata dalla sua sedia, è andata e ha abbracciato il medium Roberto Setti, che per lei era sua figlia Paola, parlava come Paola. E difatti per 3 minuti sentirete solo singhiozzi, ansimi, qualche parola, si sente una parola del tipo non ci sono riuscita, non ci sono riuscita. E dopo, per fortuna, viene Alan, l'entità Alan, che ci spiega che cosa è successo e ci dice che Paola diceva: io voglio far ridere tutti, io non la chiamerò mica mamma, la chiamo Federica, e poi voglio essere allegra, voglio, e non c'è riuscita. Si è emozionata, si è commossa, e la cosa che mi colpisce di più, il motivo per cui ve l'ho portata, che si emozionano anche le entità. Alan, quando viene a spiegarci la cosa, non capisce più niente neanche lui, è emozionato, dice: scusate, cosa devo fare adesso? Ah sì, devo portare i saluti di... e porta i saluti di Vittorio, perché quella sera c'era, oltre alla mamma Federica, c'era una signora di Roma, Linda, che è una famosissima astrologa, che scrive su un quotidiano della capitale, e lei aveva perso il suo compagno Vittorio, e anche lei quella sera sperava tanto che fosse Vittorio venire a salutare. Invece Vittorio non verrà, e Alan ci spiegherà che non viene per aiutare Paola a presentarsi. Insomma, un caos. Adesso lo ascoltiamo insieme, perché voi capite, se qualcuno insinuasse che è una cosa creata da qualche furbo per fare apparire che una morta parla, così strampalata non l'avrebbe mai creata nessuno, veramente mai. Per cui voglio farvela sentire proprio perché ha il valore di una cosa talmente spontanea, istintiva, caotica e pazza che nessuno si sarebbe sognato di inventarla. Ed è una seduta, dura poco, 6 minuti. Allora, non capirete niente per 3 minuti, ma non importa, poi ci spiega tutto Alan. Naturalmente all'inizio c'è François che saluta i presenti, io non vi ho fatto sentire tutto François, saluta, si congeda, poi di colpo si sente due voci femminili che annaspano, si angosciano, piangono, sentitela. Non è ancora partita. Allora, cari,
E tu in questo momento che io vi lasci perché mi pare di avere di avervi assistiato. Gli amici che dicono a presto, vi abbraccio e vi do assicurazione che vi seguiamo. Grazie. Presto. Non credere che ti chiami mamma. Ma tu non lo chiami? E si commuove. Scusatemi ancora. E che si scusa. È stato tanto bello vedere questa figlia, questo modo di ritrovarsi e ricomunicarsi da questa dimensione diversa adesso, con l'aiuto di un'altra entità che ha rinunciato a presentarsi perché questo potesse avvenire più facilmente. Grazie quindi anche a Vittorio. Adesso, cari, non so che cosa dirvi, se non abbracciarvi tutti con tantissimo affetto, salutare i nuovi amici, le nuove amiche per la verità. E devo dire una cosa a proposito, Linda, devi prendere molta della vitamina C. Hai capito? Pensavo. Gli avevano detto di dirmi.
prendere molta disaminazia. Sì, ma non devi preoccuparti. Vedrai che François pensa a... Gliel'aveva detto François che era medico, no? E lui doveva fare sta cosa, però non sa bene. Allora adesso gli domandano: hai qualche medicina per me, per questo? E lui non sa cosa rispondere, dice: parlate con François, ve lo faccio sentire, quasi finito. No, lui nella cosa mi dice di dirti, insieme all'altro della vitamina C, insieme agli antibiotici, sì, e vitamina B, ma sopra B anche, e C. Lì per combattere, no? La deficienza che si crea, dice, con l'antibiotico. Dico bene, dottoressa. Questa dottoressa è la nostra amica Carmen Zammarano, che era presente. Allora lui si rivolge alla medico presente e dice: dico bene su questa cosa? Scusa, sì. Per un'amica. Sì. Non ho avuto tempo. Per il psoriasi c'è qualche cura? C'è qualche cura? Dice lui. Parlerai con François, perché io non posso, non ho le competenze. In un'altra occasione. Credo che lui sappia molto su questo. Sì. Anna, volevo tanto salutarti, mi hai sentito? Sì. Ti ringrazio, Gabriele, stai tranquilla. Stai tranquilla, vedrai che poi tutto si farà più chiaro, più chiaro. Allora, miei cari, vi abbraccio tutti. Grazie. A presto. Grazie a voi, a presto. Avete visto come era emozionato, allora, questa entità? Ma capisco anche l'imbarazzo suo, perché doveva rispondere alla domanda, sì, che lui non era competente. Lui si emoziona come uno di noi, lui non sa di medicina, lui però dice: che meraviglia. Così mi ha detto François. Voleva farvela sentire. È strana, non potevo metterla nel video, bisogna spiegare troppe cose. Però volevo farvela sentire. Comunque è stato bello che di queste comunicazioni dove c'è un partecipante, un ricordo di una morta, di altre, adesso vado in contrasto con l'icona, un certo divulgatore a domanda precisa, ma si è mai manifestato qualcuno verso i presenti? Ha risposto: rarissimamente, mentre ce ne sono state tantissime, ma tante. Quindi perdonami, il fatto è, allora è vero che hai partecipato in tante sedute o no? Perché sei come affermi di aver partecipato a tante sedute medianiche, dovresti sapere queste cose. E poi questa mia bella creatura, io ho a casa, allora ho i ciclosfiliati, si chiamano di Nella Bonora, cioè io ho cartocarboni che sono un buio perché me li mandava Luciano. Ma quasi sa che nei libri non è che è stato scritto tutte le sedute, no. E anche nelle comunicazioni non è stato riportato tutto. In una comunicazione un guru indiano disse una bella, un suo pensiero: mia moglie un giorno con questo divulgatore l'ha dato, ha detto guardate, insomma l'ha proposto, è stata bannata, cancellata, che non può più intervenire perché sono argomenti che non sono consoni a Centro Firenze. Da chi? Ecco, io dico tante volte, chi è che comanda nel Centro Firenze? Nessuno? Ma sì, esatto, questo è perfetto. Però io mi dico, lo spirito del cerchio, che è veramente qualcosa di stupendo, non si può essere despoti e tiranni o bannare, al massimo esprimi la tua opinione ma senza dir niente. Io non lo trovo giusto. Nicola non accetta questo mio atteggiamento, ma io sono molto ostile. Ecco tutto qua. Perché non è ostile. Ma non si può parlare del cerchio Firenze senza essere. Comunque non è da attribuirlo al cerchio, perché il cerchio non esiste. Un tizio ha deciso di parlare. Sì, sì, so, però è un peccato, non perché non dà un vabbè, esempio. Ma non fermiamoci su una cosa, sì, lo so. Strappalata. Però mi spiace perché io. Sì.
lei ha mandato una cosa del cerchio. Sì. Ed è una cosa per me preziosa. E non si può bannarla perché si ritiene che non è la filosofia del cerchio. Sono d'accordo. C'è una cosa che vogliamo dire a conclusione, perché tra 10 minuti corro al treno e torno a Firenze. Volete dirmi qualcosa su questa serata? Volete fare qualche domanda? Se non avete niente da dire, non mi preoccupo. Siete stanchi e forse anche un po' emozionati, forse. Beh, per me è stato interessantissimo lo spettacolo. Grazie, Laura. Bellissimo, bellissimo. Ringrazio. Grazie a te, Laura. E allora ci fermiamo qui, tanto ci penserà Nicola a farvi sentire altre cose, forse riesce anche a farvi sentire questa registrazione, poi a lui manderò anche il testo scritto, farà l'uso che vorrà. Vi dico solo che è un inedito, non l'ho pubblicato da nessuna parte, quindi ve lo affido, datelo a chi pensate possa servire. Dimmi. No, almeno prima di andare via, io mi sento di ringraziarti immensamente per quello che ci hai portato. Ho fatto i 100 km con, veramente con gioia. Vale la pena stavolta? 100 più 100, sono 200, ma non è un problema, lo sanno, ma veramente sei stato prezioso, utile e ci hai fatto riascoltare, almeno per chi l'ho riascoltato molto, molto volentieri, tutto un messaggio di Dali, poi quello di... del maestro veneziano è interessante. Quindi ringraziarti, penso che sia il minimo sindacale che possiamo fare. Apprezzo, grazie a voi. Grazie. Allora ci lasciamo qui. Vi auguro che vi resti nel cuore un po' di calore per un po'. Tanto. Va bene, grazie a voi. Grazie. Ciao.